Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Quando nelle nostre case, nelle nostre famiglie si prepara un matrimonio, si vive un momento di grande gioia. È la gioia degli sposi che si preparano a compiere questo grande giorno, che è il giorno più bello della loro vita, dove si uniscono per sempre. È un momento di grande gioia per i parenti, per gli amici, perché vedono coronato il sogno di felicità di persone a loro molto care e che conoscono. La preparazione del matrimonio è una gioia anche per chi conosce appena gli sposi, anche solo per quella gioia che dice la bellezza del crearsi di una nuova famiglia, del crearsi di quella piccola cellula che fa vivere la nostra società. La preparazione del matrimonio è un po' per tutti un momento di gioia. E dentro questo momento di gioia capiamo anche il perché di quei preparativi che stanno dietro proprio fino al dettaglio, fino all'ultimo dettaglio, potremmo così dire, a un momento grande come quello del matrimonio. Gli sposi curano il dettaglio non tanto per fare bella figura, ma spesso proprio perché questo giorno sia un giorno di gioia, di bellezza e sia un giorno di gioia per tutti. Preparare un matrimonio è preparare un momento di gioia. È questa l'immagine che il Vangelo questa sera utilizza per parlarci non solo di quel grande mistero che è l'amore tra un uomo e una donna, ma il Vangelo questa sera la utilizza per dirci qualche cosa di Dio, per parlarci del nostro Dio. Siamo questa sera all'inizio del Vangelo di Giovanni. Siamo all'inizio del ministero pubblico di Gesù, come ce lo racconta l'Evangelista Giovanni. Siamo a quello che la tradizione ci consegna come il primo dei miracoli di Gesù, il più grande, l'inizio dei miracoli di Gesù.
E allora capiamo che il Vangelo questa sera ci sta dicendo qualche cosa di importante dentro questa immagine, dentro queste nozze, questo matrimonio preparato, con alcune sottolineature. Anzitutto, questo tema della gioia. Il Vangelo questa sera ci sta riconsegnando una delle verità più grandi della nostra fede. Il Dio cristiano, il nostro Dio, è un Dio della gioia. Il Dio cristiano, il nostro Dio, è un Dio della festa. Non è un caso che Gesù, all'inizio del suo ministero con i suoi discepoli, partecipi a questo momento che è un momento di festa. E è forse l'unica festa nel Vangelo che non è una festa liturgica, che non è una festa del calendario, che non è una festa presso il Tempio di Gerusalemme o presso la sinagoga, è un banchetto. L'inizio del ministero di Gesù avviene in una festa con la gente. E allora capiamo l'importanza di questa cosa qui per la nostra vita. E ci domandiamo, ma la mia fede, il mio cammino di ricerca del Signore e quindi di scoperta del Signore, il mio rapporto personale con Lui, è un rapporto di gioia? Cari fratelli e sorelle, questa sera ci ridiciamo con forza che Dio ci vuole contenti, che il Signore ci vuole contenti. E mi veniva in mente quante volte abbiamo steso sul Vangelo quasi un velo di tristezza. Quante volte sul Vangelo che ci raccontiamo abbiamo l'impressione che appesantisca la nostra vita più che darci una gioia e una gioia autentica. Quante volte sentiamo la nostra religione, il nostro credere, magari come limite alla nostra libertà, invece che un valore grande che questa libertà la amplifica. E allora la prima provocazione per noi questa sera è essere uomini e donne con una fede gioiosa. E è questa la dimensione contagiosa della nostra fede. È questo che oggi ancora può attrarre anche i più giovani a vederci contenti, nel vederci realizzati perché il Signore è un Signore che vuole la nostra gioia. La conoscete la provocazione di quel nipote che, entrando con la sua nonna, gli aveva fatto una bella catechesi sulla messa e sul fatto che la messa è celebrare Gesù che è morto e risorto, esce dalla messa dicendo alla nonna: ma questi sanno che Gesù è morto e risorto? Perché più che una messa, dice questo bambino alla nonna, mi è sembrato di andare ad un funerale. È una provocazione per dire che anche le nostre celebrazioni, nel modo di cantare, nel modo di dire la nostra fede concretamente, dovrebbero manifestare questo nostro essere contenti. E il Papa, Papa Francesco, ce lo sta dicendo e ridicendo in tutti i suoi discorsi. Essere uomini e donne contenti che cercano il Signore. C'è un secondo aspetto che il Vangelo questa sera ci consegna. Perché il Vangelo non è disincantato. Il Vangelo non vola solo nelle altezze di Dio, ma scende anche dentro la nostra vita di tutti i giorni. E ad un certo punto, nel Vangelo di questa sera, finisce il vino. E il Vangelo ci dice che nella vita di tutti, non mancano gli imprevisti. Come quello del terminare il vino, che per una festa di nozze preparata al dettaglio è una delle più grandi tragedie. Si rischia di fare brutta figura, si rischia che la gente vada a casa scontenta, si rischia che si parli male, finisce il vino. È come se il Vangelo ci dicesse che nella vita non mancano i momenti della stanchezza, del dubbio, della fatica. Ma allora questa sera siamo anche invitati a domandarci quando nella mia vita manca il vino,
Quando mi sono accorto nella mia storia che questo vino è venuto a mancare, e quando penso a queste cose, cosa ho fatto? Cosa faccio quando sento che nella mia vita manca il vino? Vado in tilt, trovo qualcuno che mi aiuta, cerco qualcuno che sappia darmi quel vino nuovo per continuare il cammino. Cerco il Signore che è capace di cambiare quest'acqua in vino. Nella vita non mancano gli imprevisti, nella vita a volte finisce il vino. Ma il Vangelo, e la terza sottolineatura, non si limita a dirci: Gesù partecipa a una festa, il Dio cristiano è il Dio della gioia, devi essere contento di credere. Non ci dice soltanto: nella vita a volte finisce il vino, ci sono questi imprevisti e occorre gestire anche queste situazioni. Il Vangelo ci propone anche una risposta a questi imprevisti, che è la risposta di Maria. Cosa fa Maria nel Vangelo che abbiamo ascoltato? Maria si accorge, Maria affida a Gesù il problema, Maria chiede ai servi di fidarsi. Ecco come il Vangelo questa sera, ancora nella figura bellissima della Madonna e nella sua discrezione, perché sono le poche parole che il Vangelo ci consegna della Madonna, ci dicono che Maria è capace di accorgersi, perché è attenta, è capace di affidare a Gesù, è capace di chiedere di fidarsi. Qualunque cosa vi dirà, fatela. Maria ci dice questa sera di fare quello che Gesù ci indica. E allora che bello se questa figura di Maria potesse aiutarci nei momenti in cui nella nostra vita manca il vino, perché si accorge, perché ci invita a fidarci di Gesù, a rinnovare, ad affidare a Lui anche i nostri problemi, le nostre angosce, e ci invita a fare quello che Gesù ci indica. Ma che bello anche se anche noi, per gli altri, potessimo diventare un po' questa figura di Maria. Non servono grandi conoscenze o grandi competenze per accorgersi che a volte nella vita degli altri e di quegli altri che a volte sono molto vicini alla nostra porta di casa finisce il vino. Possiamo accorgersi se siamo attenti. Possiamo aiutarli a sperare nel Signore, possiamo tendere loro una mano, possiamo aiutarli a rialzarsi dentro il cammino della vita. Ecco il grande tema della carità che ci accompagna in quest'anno e accompagna anche questa giornata che la Chiesa dedica alla Giornata Mondiale dei Migranti e dei Rifugiati. Un tema molto delicato, su cui sentiamo dire molto. Che bello se alcuni di noi almeno si accorgesse di questo problema, senza cercare grandi soluzioni, ma accorgersi, condividere nello stile di Maria. E allora questa sera un Vangelo che ci parla di Dio, che ci ha parlato di gioia, che ci ha parlato di vino che viene a mancare, che ci rinnova un impegno all'attenzione non solo ai nostri bisogni, ma anche a quelli degli altri. In una promessa, che è quella del Vangelo, che la vita si trasforma se ti fidi di Dio. Maria questa sera ci riconsegna questa verità. La vita, come è successo a quell'acqua, si trasforma se ti fidi di Dio. E allora noi siamo qui a celebrare l'Eucarestia per chiedere al Signore che la nostra vita, a poco, si possa trasformare in un dono concreto per gli altri, in una vita che sa di speranza, che sa di gioia, proprio perché ha incontrato il Signore Gesù.